Alchimie popolari, una balera ai giardini. Questo il titolo dell'edizione 2013 di Ravenna Festival, presentato davanti a una platea affollatissima al Teatro Alighieri. Musica, balli e cibi romagnoli hanno accolto il pubblico questa mattina per sottolineare il tema della manifestazione di quest'anno, incentrata proprio sullo sterminato repertorio del liscio romagnolo, contaminato però da molteplici tradizioni musicali. Alchimie popolari, perché? La parola stessa ti fa capire che significa un insieme di radici che si incontrano. Ha cominciato Matthew Byrne col suo spettacolo Alchimie, intendendo sole, acqua, cielo, terra. E noi andiamo avanti ballando, cantando e raccontandoci non tanto una marcord delle nostre radici popolari, ma un non voglio dimenticare, che è diverso. Perché la marcord si volta indietro e rimane malinconico e nostalgico. Non voglio dimenticare invece è un percorso che va avanti tutta la vita e indica anche agli altri di amare quello che è stato la leggerezza dei nostri nonni che pur hanno avuto vita difficilissima. In poche parole il liscio, inventato in Romagna, e quindi quest'anno vorremmo che ai giardini pubblici ci fosse l'aia della città. Cosa vuol dire l'aia della città? Il ritrovo, la leggerezza, il canto, la danza. E anche chi volesse rimanersene in silenzio in un angolo solo ad ascoltare, incamera lo stesso tutti quei suoni e quello spirito che sono veramente parte essenziale della nostra terra. Oggi presentiamo il programma delle Alchimie Popolari, una balera ai giardini, il programma 2013 Ravenna Festival. Come dire, dopo tanti viaggi in giro per il mondo, dal nord all'Australia, abbiamo deciso di guardarci un po' attorno e è un festival un po' chilometro zero come va adesso, e attingiamo alle grandi tradizioni musicali e soprattutto ai grandi musicisti che abbiamo qui in Romagna, a cui vogliamo proprio dedicare un omaggio. Quindi ballo innanzitutto, perché il tre quarti, il valzer è la musica che ha scandito la storia dell'Europa moderna e quindi in qualche modo è della Romagna. E assieme a questo però incontri, cioè dove facciamo in modo che questa tradizione popolare ancora viva, vivissima, incontri altre tradizioni, quindi dagli Appennini, il ballo alla Filuzzi, il liscio romagnolo, incontrerà per esempio la musica delle indiavolati, il tre quarti incontrerà il sette ottavi e il nove ottavi delle fanfare balcaniche, oppure avremo un grande fisarmonicista come Simone Zanchini che rileggerà il liscio secondo me, cioè secondo appunto il jazz, il progressive rock degli Eku che appunto rileggerà il tre quarti di secondo Casadei, oppure finalmente per la prima, non so se l'ultima volta, il liscio eseguito da una grande orchestra sinfonica, l'orchestra Cherubini, che è l'orchestra del maestro Riccardo Muti, con arrangiamenti originali. Ecco, questo è un po' una serie di incontri tra una musica che non è conosciuta e apprezzata da tutti come dovrebbe essere, le musiche del mondo di oggi, e insieme a tanta altra danza, un omaggio a Michael Jackson, quindi il groove di Londra con i PB Underground, la psichedelia australiana dei Tame Impala e la magia di uno spettacolo sontuoso di danza come quello il Sleeping Beauty di Matthew Byrne. Quindi danza, danza, danza in tempi un po' grami per tirarci sul morale e come affrontare con un po' di ottimismo un orizzonte che potrebbe apparire fosco a qualcuno, ma invece ci vuole, sappiamo come reagire. Manuela Foiera per Ravenna Web TV.